Giulio Bosetti, attore, ha esordito nel 1950, una carriera che senza soluzione di continuità ha spaziato attraverso teatro, cinema e televisione. È stato direttore del Teatro Stabile di Trieste e del Teatro Stabile del Veneto. Attualmente è direttore del Teatro Carcano di Milano. A maggio ha salito le scale del Palazzo del Cinema di Cannes come coprotagonista del film di Pupi Avati, Il cuore altrove. Ecco, siamo qui con Giulio Bosetti. Giulio, sei nato a Bergamo nel 1930. Da una famiglia borghese, che tipo di famiglia era la tua? Che rapporti avevano con il teatro? La mia famiglia è una famiglia molto semplice, non molto ricca, certo. Mio padre era impiegato di banca, però devo dire che la cosa importante che ha segnato un po' la mia vita è stato mio nonno. Adesso mi commuovo, perché io, mio nonno è morto avevo 6 anni. E mio nonno si occupava molto di teatro, pur essendo purtroppo quando muoiono i parenti, quando diventi grande non hai più persona con cui parlare per sapere, avere notizie precise. Io non mi ricordo neanche più che mestiere facesse mio nonno, perché faceva un mestiere, era anche lui un impiegato di qualità, però amava probabilmente il teatro, perché si mise a portare le prime compagnie, le compagnie più importanti a Bergamo, e le portava in qualche teatro nuovo di Bergamo che non affittava, credo, una cosa del genere. Poi anche i primi film, perché a quei tempi, parliamo degli anni 20, credo, so che si occupò di questo. Poi un bel giorno decise di costruire un teatro e trovò i soldi per costruire questo teatro. Mi ricordo che quando ero bambino mi dicevano che il preventivo era di 4.500 lire, mi pare, solo che invece costò poi 7.000 lire, non so, e lui insomma si è rovinato per questo teatro, e ha fatto nascere però il Teatro Duse, dove io sono nato. Al primo piano c'era un appartamento piuttosto bello, e io sono nato in questo luogo. Questo teatro è andato avanti, è resistito fino al 1965, poi è stato buttato giù, e perciò la mia famiglia, una famiglia normale, una famiglia borghese, mio padre impiegato in banca, ti ripeto, però il teatro era sempre nell'aria. E certo, io da questo appartamento c'era una porticina che dava direttamente in galleria, e noi andavamo lì e guardavamo. Poi mio nonno decise di chiuderla, proprio perché dicevano che entravano i topi da lì. E comunque ho cominciato a vedere il teatro subito, andavo giù a vedere le opere, il melodramma, che a me non piaceva perché io non amo molto il melodramma. E poi cominciavo ad andare in palcoscenico a guardare, vedere gli attori da vicino, e rimasi sbalordito quando vedi come erano truccati, perché erano truccati molto. A quei tempi la luce non era come adesso, che ci sono riflettori, tutto questo armamentario che ti fa più bello, più visibile. C'era una ribalta e poca luce, insomma, e naturalmente erano luci che ammazzavano un po' il volto dell'attore, e allora gli attori avevano questi ceroni, erano truccatissimi. È bella questa cosa che praticamente da casa, attraverso una porticina, si entrava in quest'altro mondo, no? Certo. Quest'altro mondo del teatro. E ricordi un episodio specifico che ha fatto nascere in te per la prima volta l'idea che tu un giorno saresti stato fare l'attore? Non so, specifico no, è stato lentamente. Beh, guarda, se io devo ricordare una cosa fondamentale del teatro, sembra una sciocchezza, è il profumo, l'odore. E tra te ricordi che mi sono più così, che mi... un'attrice che non so chi sia, un'attrice, mi ricordo che io andai su in palcoscenico, avrò avuto 7-8 anni, e un'attrice con un grande boa che mi prese e mi abbracciò, e sentì questo profumo di questa donna, meraviglioso. E questo è stato il ricordo, per me è il teatro quello. Poi devo dire che non so cosa, ma avevo voglia di recitare probabilmente, ma ero molto timido. Se mi dicevano di dire una poesia non la dicevo. Io ero uno dei più schivi e dei più bambini più ritrosi che ci potessero essere. Ma è nata lentamente dentro di me questa voglia. E ricordo che io poi ho cominciato a fare la filodrammatica a 14 anni. Ero sfollato ad Albino, che è un paese vicino a Bergamo, dove mio padre lavorava in banca, appunto, perché mio padre andava avanti e indietro da Bergamo col tram. A quei tempi l'automobile non si usava, e mi ricordo che cominciai a recitare in queste compagnie per uomini soli, perché l'oratorio erano i preti che ci davano la possibilità di fare teatro,
ma naturalmente facevamo compagnie solo uomini, non erano misti. E mi ricordo che dopo la prima volta che recitai c'erano questi miei colleghi che erano un po' più vecchi di me, più esperti, mi trattavano un po' dall'alto in basso. Dopo il mio esordio il prete mi disse: tu sei bravissimo, farei molto bene. E mentre invece c'era poi un attore più anziano, dice: tu non riuscirai mai a fare l'attore, mai. E a questo gli ho rifacciato molto, perché quando avevo 30-40 anni poi lo rivedi, dice: hai visto che ho fatto l'attore? E devo dire che allora andai da mia madre e dissi: senti, io quando ho 18 anni voglio andare a Roma, voglio andare all'Accademia. E lei mi disse: sì, come al solito tu dici delle cose che poi non fai. E invece l'ho fatto perché ho avuto il coraggio di prendere il treno. E devo dire che a quei tempi era un coraggio spaventoso, perché partire da Bergamo nel 48-49 e andare a Roma era come adesso, non so dove andare, perché adesso è più facile andare a New York con l'aereo, si doveva prendere il treno, non c'era la teleselezione, nel senso che tu arrivavi a Roma e non è che poi telefonavi alla mamma o al papà. Andare a Roma fu per me importante, e mia madre mi disse: però vai a Roma se vinci la borsa di studio, perché se non vinci la borsa di studio non puoi rimanere, i soldi non li abbiamo. E io venni qui e mi presentai, c'era Silvio D'Amico che era il presidente dell'Accademia d'Arte Drammatica. Io andai con una lettera di presentazione prima a casa sua di un grosso critico che conosceva la mia famiglia, Lorenzo Gigli, che disse: questo giovane bravo, così. E lui mi ricevette nella sua casa in Via Nazionale e gli dissi: queste cose io devo venire, insomma, devo fare l'esame. E dice: va bene, vedremo cosa sai fare. E feci questo esame e fu classificato primo, e mi diedero 30.000 lire al mese di borsa di studio. Per me fu una conquista, perché riuscii a trovare una pensione che costava 35.000 lire. Dopo l'esame guardai i voti e vidi che ero primo classificato, borsa di studio, avevo raggiunto il massimo. Tornai a Bergamo e dovevo vedere i voti ero andato a ottobre alla maturità, in latino e inglese, avevo fatto la maturità. Andai alla scuola e c'era scritto respinto, per cui una tragedia, perché non potevo più tornare in accademia, perché avrei dovuto rifare l'anno. Mia madre mi disse: no, vai pure in accademia, in caso poi tornerai e studierai privato. E infatti sono stato in accademia fino a Pasqua, poi sono tornato, ho studiato e ho fatto la maturità. Ma stanotte, proprio stanotte, sognavo ancora un momento di terribile della scuola, perché è stata una cosa angosciosa questa. Quindi certo, andare da Bergamo a Roma era qualcosa che oggi non si può immaginare, perché in effetti, come dicevi giustamente, oggi andare a New York ci metti 6 ore, certo. E poi appena arrivi i telefoni, era come andare su un altro pianeta. Ma poi allora non c'erano soldi, io non avevo soldi. Mi ricordo che una volta mi mandò 500 lire mio padre, dico: ti ringrazio perché così sono potuto andare dal barbiere, perché avevo i capelli lunghi. Ma io ricordo che quando volevo telefonare andavo al posto pubblico e dicevo: vorrei chiamare Bergamo, davo il mio numero e dicevo: va bene, quando c'è da aspettare? Beh, aspetterà 2 ore, 2 ore e mezza. Se la vuol fare, come si dice, c'era un altro sistema più rapido per averlo un po' prima, ma io non c'avevo i soldi. Allora fai 2 ore e mezza, 3 ore, 3 ore e mezza, aspettare. Ciao mamma, così è, 3 minuti, basta, perché dopo i 3 minuti scattava un altro. Per cui erano tutti questi problemi che ti facevano sentire solo. E un uomo che parte, un giovane che parte dalla provincia, ha tutto più difficile. Se non sei estroverso, ma l'attore generalmente è poco estroverso. Per fortuna mi dicevano che se uno è timido vuol dire che è anche sensibile, però paga tutto quello che fa. Dopo l'Accademia, qual è il primo momento in cui cominci ad affermarti? Beh, io ho avuto un grande successo subito, guarda, perché dopo l'Accademia, ho fatto, ripeto, da ottobre a marzo, poi dovevo tornare, mi avevano detto tu puoi tornare, io non mi ero stufato, avevo voglia di recitare, avevo voglia di fare qualcosa che mi facesse sentire sul palcoscenico, perché in Accademia si stava sulle pedane. E poi tra parentesi l'Accademia mi aveva creato ancora più complessi di quanti avessi, gli insegnanti, che erano grandi insegnanti, però non capivano certi problemi di timidezza e di paura. Ricordo Orazio Costa, che poi ho avuto come regista, che era un regista di grande valore sul piano della scelta della parola, della scelta dell'intonazione, della scelta dello stato d'animo, però come insegnante lui era un uomo abbastanza
forse anche lui timido, forse con dei problemi, ma comunque non aiutava ad esprimerci, a sentirci tranquilli. E devo dire che allora non avevo voglia di tornare in Accademia. Mi dissero che a Padova cercavano degli attori, c'era una compagnia, si chiamava Teatro dell'Università di Padova, diretta da un giovane che allora mi pareva già un uomo di esperienza, invece aveva pochi anni più di me, in fin dei conti, Gianfranco De Bosio. E mi disse: perché non vai a Padova a sentire? Io presi il treno e andai a Padova e andai, mi presentai a questo illustre regista che era Gianfranco De Bosio, al quale dissi: io vorrei fare l'attore. Mi dice: ma tu cosa fai? Di dove sei? Io sono di Bergamo. Io sto cercando Bergamasco, perché lui doveva mettere in scena un testo di Ruzzante, La Moschetta. Ruzzante era un autore non conosciuto, neanche adesso il pubblico, il grande pubblico lo conosce, ma è un attore fondamentale nella storia del teatro italiano, è un autore di grande valore. E questo autore che scrive in lingua padovana, e alcuni personaggi sono scritti in bergamasco. Nella Moschetta c'è un personaggio che si chiama Tonin, uomo d'arme bergamasco. E lui mi provò, mi sentì, mi disse: va bene, verrai a fare la parte di Tonin, uomo d'arme bergamasco. Questo spettacolo, che fu fatto con la sua regia, con dei giovani, io uno di questi, ebbe un successo enorme, tanto che lo presentammo a Milano, il piccolo di Milano che era già vivo ci ospitò, venimmo qui a Roma, mi ricordo, al Teatro dell'Ateneo, e tutti gli intellettuali, tutte le persone di una certa qualità vennero al teatro rimasero colpiti e sbalorditi da questo linguaggio, da questo autore che avevano avuto una grande forza, di grande valore. Già La Moschetta era stata messa in scena qualche anno prima con Gino Cervi e ad altri attori in italiano, ma in italiano questo autore non esiste, non vive sul palcoscenico, mentre in questo linguaggio, che magari poi è un po' difficile ma però ha una grande forza teatrale e umana, ebbe un grande successo. E io, ripeto, ebbi più successo di tutti, tanto che ebbi alla fine di quella stagione ebbi 14 offerte di teatro, io lo ricordo ancora, ero sbalordito. Però io ero talmente affascinato dal piccolo teatro, da Giorgio Strehler, che volevo andare con Strehler. Strehler mi ha conosciuto e mi ha detto: vabbè, vieni in camera mia. Ero andato a trovarlo in un albergo a Verona e mi portò in camera e dice: fammi sentire qualcosa. Mi fece un provino lì seduto sul letto e diceva: va bene, ti scritturo. E Strehler contava molto sulla, come si può dire, che gli attori fossero messi in scala secondo l'età, secondo la carriera, per cui se c'era un attore che aveva qualche anno più di me magari era meno bravo, ma lui gli faceva fare la parte più importante a lui invece che a me. Io, insomma, ho passato un anno con Strehler dicendo due battute, tre battute, e mi aveva fatto anche lodi: sei molto bravo, però una fatica tremenda, un criterio un po' militaresco, sì, diciamo. Terribile. Ho passato un anno al Piccolo di Milano, terribile, ma però, ripeto, tutto viene da questo incontro con questo personaggio bergamasco, che mi fa molto piacere, perché è la mia città che amo ancora e che mi ha dato il via. Poi da lì sono partite tante cose, e devo dire che il testo che mi ha dato più successo e più mi ha aperto le porte anche della televisione, dopo aver incontrato vari capocomici, da Memo Benassi, che è un autore che i giovani non conoscono perché era un grande attore, a Renzo Ricci, a Vittorio Gassman. Io Gassman fece un provino con lui, mi chiamò a fare Orazio nell'Amleto televisivo, e poi feci con lui la tournée dell'Oreste di Alfieri, io facevo Pilati, era un grande spettacolo. Gassman aveva già fatto Oreste con Luchino Visconti, con Ruggero Ruggeri, Paolo Borboni. Poi però lo rimise in scena per la sua compagnia, perché era chiamato oltretutto al Festival di Parigi, e lui mi scelse me per Pilate, per il ruolo di Pilate, che è un altro protagonista, un ruolo enorme, ma lui aveva molto affetto e molta stima nei miei riguardi. E devo dire che andava avanti quasi 2 anni con questo Oreste. A questi tempi parlare di Alfieri sembra parlare turco, perché ti dicono: ma perché Alfieri, ma che è? Ma a quei tempi Alfieri, noi facevamo Oreste e Alfieri con il pubblico in piedi alla fine, che applaudiva in lacrime, era entusiasta. Con questo Oreste noi andammo in posti incredibili, andammo appunto a Parigi, andammo al Burgtheater di Vienna, andammo, ricordo, a Tripoli, c'era ancora gli italiani, non gli italiani, sì, era ancora mezza Italia, insomma, negli anni
60, 58, 59, non era ancora arrivato Gheddafi. Facemmo l'Oreste al teatro di Sabrata, che è un teatro all'aperto, antico, romano. Fu una cosa straordinaria. Gli italiani che arrivavano ci strappavano i vestiti, rubarono il pugnale di Oreste, c'era un entusiasmo, viva l'Italia, gridavano. Però dopo tutto questo, dopo questo avvenimento, questo meraviglioso incontro con Vittorio, io mi sentivo desideroso di fare cose più vicine al mio animo, alla mia sensibilità. Amavo molto e amo tuttora un autore come Chekhov. E sognavo di fare il Gabbiano di Chekhov. Ricordo che era 1959, sì, e io d'estate feci uno spettacolo che era La Pisana, tratto dalle Confessioni del dottor Algenario, ma era un'edizione teatrale di questo testo, con Valeria Moriconi, che avevo io imposto, perché ero già diventato un attore un pochino conosciuto e apprezzato. Valeria Moriconi aveva fatto solo un po' di cinema, però io avevo capito che era un'attrice di valore e avevo convinto l'organizzatore di far fare a lei la parte della Pisana insieme a me. E quella volta lì con Valeria dicemmo: ma dobbiamo fare una compagnia insieme, cose del genere. E andammo, io dissi: andiamo a Viareggio, dove c'è Remigio Paone. Remigio Paone è uno dei più grandi organizzatori, capocomici che il teatro ha avuto, perché è stato quello che ha messo in scena, che ha fatto nascere i grandi spettacoli, prima di tutto di rivista, di Totò, di Van Dosiris, di Walter Chiari. Aveva un teatro, il Teatro Nuovo di Milano, e poi la prosa, si era occupato di tante cose, insomma, nel teatro. Era un uomo di valore, napoletano, e lui mi aveva conosciuto, mi aveva visto. E andavo a Viareggio cercando di lui, e lui era mi pare alla Capannina, che è un luogo dove si balla, dove si mangia, e andammo là. Io naturalmente, avendo vicino Valeria, che era una bella ragazza, avevo le porte abbastanza più aperte, perché questi uomini di mezza età la guardavano con una specie di desiderio normale, insomma. E Paone ci accolse molto bene, molto carinamente, e io dissi: commendatore, sa che l'anno prossimo è il centenario di Chekhov? Ah, sì. Dice: perché non ci fa la compagnia? Ragazzi, ho già perso tanti soldi con la compagnia dei giovani. Dico: perché non ci fai una compagnia di giovani? Dice: ho già perso tanti soldi con la compagnia di giovani, quella con De Lullo, Valli, Falk, Guazzelli, Guarnieri. Io mi hanno fatto perdere tanti soldi, non posso fare più un'altra compagnia. Allora mi disse: se volete, io devo avere, ho la direzione artistica del Teatro della Commedia di Roma, e se volete venite lì, fate uno spettacolo, vi faccio fare qualcosa lì. E dissi: guardi che è il centenario della nascita di Chekhov, 1960, e oltretutto so che un'attrice molto importante, a quei tempi era molto importante, Andrina Pagnani, era un'attrice insomma, che i teatri si contendevano. So che lei sarebbe felice di fare il ruolo della madre nel Gabbiano. E lui mi guardò: cameriere, un modulo di telegramma. Come, perché a quei tempi si andava avanti a telegrammi, non è che c'era telesensione. E arrivò il cameriere del telegramma: Andrina Pagni, dicomi che potresti essere interessata a fare. Fece questo telegramma. Vabbè, finito. Questo eravamo in luglio, credo, di luglio. Poi passavo agosto, settembre, non sapevo niente. E un giorno ero qui e telefono, chiamo Paone, c'è il commendatore. Ma te, chi è? Bosetti, sì. Pronto, commendatore, volevo sentire. Fatto! Come fatto? Fatto! Aspetto Mario Chiari che vada a vedere la cometa, se ci sta la scena, ma facciamo il Gabbiano. Dico: ma io per il ruolo? Sì, quando un giovane incomincia ad andare, poi le porte si aprono. E feci questo Gabbiano, che fu per me una cosa eccezionale, perché mi diede veramente la fiducia di molta gente, anche se mentre provavo il Gabbiano tutto il mondo teatrale diceva che io ero un gatto per quella parte. So che anche Visconti disse: ma come può quel ragazzo così alto, così forte, così piacente, che ha fatto l'Oreste con Gasman, fare questo personaggio di Costantino, che è un personaggio... E per cui io andai in scena nel terrore, ma io amavo questo personaggio. Non sapevano oltretutto
Visconti e tutti quelli che criticavano anche il mio fisico troppo aitante, che io quando facevo l'Oreste ero imbottito, perché siccome Gassman era bello e con delle spalle così, io ero magro, allora mi mettevo una specie di imbottitura, in modo che sembrava che fossi più aitante, no? E invece poi potevo essere anche un povero ragazzo russo, magro e pieno di paure. E la prima della Cometa fu veramente un trionfo, perché c'erano tutti, c'era Visconti, c'era anche un personaggio molto importante per la televisione, Sergio Pugliese. Sergio Pugliese è stato quello che ha creato la televisione in Italia. Sergio Pugliese era il direttore e tutto passava attraverso di lui. Non c'erano i consigli di amministrazione, le lotte politiche, tutte queste storie che ci sono adesso, che creano tante difficoltà. E c'era un amore per il teatro, per la grande letteratura. E Sergio Pugliese, so che rimase colpito dalla mia interpretazione. So che tornò in televisione e disse: ho trovato un giovane che è molto bravo. Tanto che qualche mese dopo, quando insieme al regista Giacomo Vaccari, al quale dissi che mi sarebbe piaciuto fare la Pisana, fare la riduzione di questo testo fondamentale della letteratura italiana, Le confessioni di un ottuagenario, quando Vaccari andò e disse: io vorrei fare la Pisana, Le confessioni di un ottuagenario in televisione, Pugliese dice: sì, c'è Bosetti, sì, io ci credo, facciamo. Eravamo in estate, un mese dopo partiva il romanzo, per dire com'era semplice la strada. Senti, nel dopoguerra, stiamo parlando adesso del dopoguerra, arrivano in Italia i film americani, sì. Il cinema americano. Sì. Ecco, che impressione faceva per un giovane attore? Beh, devo dire che io i film, anche durante la guerra, se ne sono visti un po', poi dopo se ne sono cresciuti. Io, tra le fortune che ho avuto, che mi hanno fatto perdere anche tanto tempo, perché io studiavo poco a scuola, è stato che io a Bergamo andavo gratis nel cinema, per cui vedevo tutto. Spesso vedevo due film o tre film al giorno, e ricordo anche film che... ricordo gli ultimi dell'anno, anche per antecedente la guerra, arrivavano alcuni film di Frank Capra e ci facevano una grande impressione, perché erano film con questi attori straordinari. Secondo me la cinematografia americana, ne parlavo l'altro giorno con Pupi Avati, la grande forza della cinematografia americana è stata quella di credere nell'attore, quello che non è mai stato in Italia. È l'attore che noi andavamo a vedere Humphrey Bogart, Jim Stewart, non andavamo a vedere un film con la regia di, non sapevamo neanche chi fosse il regista. Che poi fossero dei bravi costruttori di cinema, indubbiamente, ma non erano. Poi invece in Italia si è un po' esasperato tutto, si è dovuto fare il film d'autore, e tutto questo magari ha creato anche delle cose di qualità, ma ha anche allontanato un po' il pubblico. Se in Italia il cinema va come va, è anche perché non si è voluto credere nell'attore. Adesso si migliora un po', ma ai miei tempi, quando avevo io 30 anni, io mi sono sempre trovato davanti attori stranieri, perché invece di chiamare me o chiamare un altro della mia età italiano, chiamavano il francese o chiamavano l'inglese, oppure c'era il fatto di prendere l'attore dalla strada, che è stata una cosa che ha dato dei grandi risultati, perché Ladri di bicicletta per me rimane uno dei più bei film che abbia mai visto nella mia vita, con Alberto Maggiorani, che sembra un grande attore, però c'è anche il grande difetto di aver creduto che si possa fare i film senza gli attori. Alberto Maggiorani dopo Ladri di biciclette non esisteva più. Sì, il difetto di credere che si possa fare qualsiasi film senza gli attori. Non è possibile. Invece è solo un tipo di cinema. Ma c'è stato un periodo, io adesso ti racconto, non so se ti può interessare, una storia. C'è stato un periodo, adesso ripeto, vedo tanti attori di teatro. A me stesso mi hanno chiamato Pupi Avati, perché è una persona che crede nell'attore, mi ha chiamato a fare un film. Ma voglio dire, allora c'era una specie di diffidenza nei riguardi dell'attore. Io ti racconto una cosa che mi è successa a me negli anni, nel 58-59. Io stavo facendo uno spettacolo con Gassman, sempre a Taormina, si chiamava Processo d'Ulisse. Fu una serata memorabile, perché c'era il teatro di Gregory Taormina gremito, e facevamo questo spettacolo in cui c'era Gassman e io facevo l'altra parte importantissima, perché facevo Ettore, erano vari pezzi che riguardavano la storia di Ulisse. C'erano un pezzo di Greco, c'era un pezzo della guerra di Troia, non si farà di giro tu, ad esempio, ed altre cose. Tra le altre piccole battute diceva anche Monica Vitti, che ancora non era diventata Monica Vitti. E feci questo spettacolo in cui, ripeto, avevo un ruolo molto importante.
molto visibile, e la gente di teatro mi fece tanti complimenti. Il mattino dopo Gasman mi incontrò e mi disse: Giulio, c'è un regista che vuole parlare. Come un regista? Sì, un regista di cinema, Pietrangeli. Pensavo che volesse offrire un film a me, vuole offrire un film a te. E io rimasi sbalordito, felice, dico: va bene, bene, nel pomeriggio ti vuole incontrare. Lo incontrai e lui mi disse: sì, ho pensato a lei perché devo fare un film intitolato Le chiacchierate, c'è un ruolo molto importante, lei mi pare molto adatto. Dico: perché lei è venuta a teatro ieri sera? Sì, sì, c'ero ieri sera. Perché tu recitavi? Va fatto. Come se recitavo? Certo, ma no, io t'ho visto perché l'altro giorno tutto il gruppo siamo andati tutti col motoscafo a Messina, ti ricordi? Tu eri lì in un angolo che ti mangiavi le unghie, ecco, quello mi ha interessato. Anzi, quando andiamo a Roma non dire che sei un attore, non dirlo al produttore. Ecco, una volta mi ricordo che mi hai detto una cosa, adesso non mi ricordo se durante le prove di uno spettacolo, proprio la ricerca della verità, no? Certo. C'era un attore che recitava, non so, doveva essere depresso, no? Sì. E diceva delle battute un po' trascinandosi, sì, e sì. Tu sei arrivato, mi pare, da fondo sala e hai detto: ma che è sta roba? Dice: tu sei depresso, non è che entri in un bar, chiedi un caffè, fai un caffè, cioè lo chiedi normale. Bravo, bravo. La tua depressione, ti ricordi, perché tu non mi ricordo eri, cosa... sì, so io, eri nello spettacolo che io, quando ero direttore del Teatro Stabile del Veneto, ti chiamai per fare una delle ultime serie di Carnevale, sì, con la regia, sì, di un, sì, giovane, sì, Giuseppe Migliani, che io stavo lanciando, il quale Giuseppe Migliani è un bravo regista, giovane, però con tanti i difetti che possono avere alcuni giovani che ancora non hanno esperienza. E aveva, siccome l'ultima serie di Carnevale è la storia bene o male di questo mondo veneziano in cui c'è un personaggio che poi parte, lascia Venezia e adombra un po' Goldoni, adombra se stesso quando lasciò Venezia per andare a Parigi, perché lasciò Venezia e non tornò più. Allora il regista aveva coperto tutta la recitazione di tristezza. Infatti io dico: ma qui c'è una marmellata di tristezza, ma che vuol dire? Ripeto, quando uno va al bar, gli è morta la madre, va al bar e chiede un caffè, dice: mi dia un caffè, non fa mi dia un caffè. E questa era una cosa fondamentale, per cui la verità è questa, essere, riuscire a trovare il tono giusto nella situazione. Ogni situazione cambia. Comunque la ricerca della verità è questa ricerca che deve esserci in una recitazione borghese o realistica, ma ci può essere questa ricerca anche se tu fai Alfieri, come dicevo. Ma io credo che è la verità, questa verità, questo mistero è per un pittore. Picasso, quando dipingeva, all'inizio dipingeva in maniera che ricorda la grande tradizione dell'ornato, e poi dopo ha fatto quei quadri che tutti conosciamo, che ci sconvolgono, ma che sono sempre una ricerca di verità. Purtroppo in teatro avviene che molta gente vuole fare il Picasso ultima maniera senza saper fare il Picasso prima maniera. Questa è la cosa, il dramma, che porta un disastro, un pochino porta preoccupazione per noi che amiamo il teatro, perché allontana il pubblico. Il pubblico ha bisogno di capire quello che vede, e molto spesso non capisce e crede di essere lui in errore, e invece non è lui in errore, è lo spettacolo che non si manifesta con chiarezza. Che fai lunedì sera? Dunque, lunedì sera, perché il lunedì tu dici è il giorno di vacanza, quindi devo dire, la vacanza per me non incomincia il lunedì, incomincia la domenica sera, ecco. Perché noi recitiamo, una volta, quando ero molti anni fa, si faceva il doppio spettacolo la domenica, adesso la domenica sera non si recita mai, e per me il riposo inizia la domenica sera, perché mi posso vedere una partita di calcio, perché mi posso vedere la domenica sportiva, perché posso stare in televisione 3, 4, 5 ore a parlare di calcio, che è la cosa più... Poi lunedì ci sono ancora un po' di notizie sul calcio, e magari alla sera c'è quel disgraziato di Biscardi, che è un uomo simpatico, bravo, che fa litigare i suoi giornalisti, magari fanno un po' di spettacolo, un po' di bugie, raccontano, però è sempre divertente. A me il calcio è una cosa che mi solleva, che mi dà grandi gioie, grandi dolori, ma mi fa dimenticare i veri dolori della vita, mi fa dimenticare che siamo nati per morire, che abbiamo dei grandi problemi di come esseri umani. E io quando vedo una partita di calcio, o posso seguire notizie o sentire le fregnacce che dicono sul calcio, o le cose intelligenti, mi sento più leggero e appunto mi sento più sereno e dimentico tutte le cose profonde, importanti e negative della vita.
Ecco perché il lunedì per me è questo. Il lunedì poi al mattina alzarmi, andare a comprare i giornali, leggere la Gazzetta dello Sport. questo è il mio lunedì. Senti, una volta un attore sì. molto simpatico, Gianni Fenzi, mi fece così una domanda a bruciapelo. Io ero in tournée e era appena nata mia figlia. In quel periodo ero a Roma, per fortuna, quando mia moglie ha partorito, però dopo 3 giorni sono partito per Milano e prendevo 2 aerei al giorno. La mattina andavo a Roma in clinica e il pomeriggio ritornavo su. E allora Gianni un giorno così a bruciapelo in scena mi fa: senti Ferrari, ma a casa sono contenti che fai il teatro? Ecco, io allora ti chiedo, a casa tua sono stati contenti che hai fatto il teatro? Non credo. Ecco, il teatro, io cosa ricordo, porta quando mi sono nella sposato, vita di un uomo? Quando mi sono sposato avevo 23 anni, è stato uno dei grandi errori della mia vita. Ricordo che Paola Proboni, attrice emerita, era già una persona anziana, i giovani non sanno chi è, però era un'attrice importante, mi disse: ti sei sposato, hai sbagliato, un attore non si sposa. E aveva ragione. Un attore, io lo dico sempre, dovrebbe essere come un monaco, ha una sua religione, deve dedicare la vita al teatro, perché se tu fai il teatro sposandoti, avendo dei figli, trascuri qualche cosa, o trascuri il teatro o trascuri i figli. Io ho trascurato i miei figli, con mia moglie non sono andato d'accordo, vai pazienza, ma non è stato colpa del teatro, è stato colpa dei caratteri che ci dividevano, ma nel riguardo dei figli, il fatto di stare lontano, il fatto di non potere così essere un padre vero. Io ricordo che mi preoccupavo che andassero a dormire dopo Carosello, e allora mi ricordo, prima di andare in cena, telefonavo: sono andati a dormire, hanno visto Carosello. Però indubbiamente il teatro non aiuta la famiglia, anzi si dovrebbe veramente dedicarsi come un religioso, come un prete, solo al teatro. Tu sei credente? No, mi spiace molto. In un racconto di Chekhov che si chiama La Notte Santa, Chekhov mette in bocca a un monaco alcuni insegnamenti su come scrivere un verso, e dice che nel verso ci deve essere sempre grazia, dolcezza, tenerezza, e non ci devono essere parole rozze, imprecise, aspre. Ecco, che cosa sono per un attore le parole? Beh, sono tutto. E devo dire che siamo in un'epoca in cui si conta e si insiste poco sulla parola, perché ai miei tempi la parola era più importante di quanto sia adesso. Il teatro è parola. Quando ero giovane io non c'era la televisione, e le prime conquiste sono state quelle dei registratori, non dei videoregistratori, per cui il fatto di incidere una frase e sentire la propria voce era una grande emozione. E poi questo poteva servire anche per migliorare. A me mi è capitato di uno spettacolo, certi spettacoli che ho recitato, di averli incisi dal punto di vista puramente della voce e di averli riascoltati e di avere cambiato interpretazione o migliorato l'interpretazione in base a quello che ascoltavo. Poi dopo è arrivata la televisione, il videoregistratore, e allora la parola è stata messa un po' da parte a vantaggio dell'immagine, e questo è un po', secondo me, è un peccato, un grande peccato, perché in principio era il verbo, dicevano quei tuoi amici religiosi, no? E voglio dire, è un peccato, perché ecco perché forse un certo teatro e una certa cura nei riguardi della poesia è stata messa da parte, proprio per questo, perché si vuole l'immagine continuamente. Ed ecco perché io amo più certi, se vogliamo andare sulla parola con l'immagine, cioè il cinema, io amo più certi film del passato che non adesso, perché adesso sono legati all'immagine, all'effetto, a quello del genere, mentre certi film basati sulla recitazione sono straordinari, quasi come in teatro. Insomma, il famoso film di David Lean, Breve Incontro, è una storia da due personaggi che parlano, non è che ci sia niente. La parola è fondamentale, insomma. Al Pacino una volta in un'intervista ha detto che si diventa attori quando si ha paura di non esistere. Cosa ne pensi? Ma forse è vero, io mi sono sempre sentito poco esistente, mi sono sempre considerato poco, e quando sei sul palcoscenico poi
e in certi momenti diventi qualche cosa, sei. Ma io faccio esempio anche sciocco, io ho il terrore dei topi, no? Mi è capitato di essere un personaggio di Shakespeare, Edmondo nel Re Lear, e con gli stivali, con spade, con tutto. Io non avevo più paura dei topi, ero in un teatro con i topi e questi topi non mi davano nessuna impressione, perché ero quel personaggio, perché mi sentivo più forte. Il teatro ti dà una grande forza e ti aiuta, come dicono, è anche terapeutico, sì, è una maniera di tirar fuori quelle cose nascoste che noi stessi non conosciamo, che ci danno la possibilità di capirci e di farci capire. E poi il teatro è un momento straordinario di unione, di amore, perché si crea un clima di amore dell'attore verso il pubblico e del pubblico verso l'attore, si crea questo circolo che fa nascere delle cose meravigliose. Tant'è vero che in palcoscenico tante volte si hanno delle illuminazioni che non hai da solo, non hai al tavolino, non hai neanche alle prove. Io quando, lo ripeto sempre, quando ho fatto Enrico IV di Pirandello, che è una delle commedie più difficili di Pirandello, c'erano certi punti che veramente mi erano oscuri, mi erano difficili da capire e da esprimere. Mi è capitato che poi sono andato in scena e con contatto del pubblico, con quell'amore del pubblico, con questa tensione, con questa emozione, con questa concentrazione, queste cose si sono chiarite e ho detto quelle battute in quella maniera giusta, proprio perché miracolosamente nascevano lì in quel momento. E questo è la magia del teatro. Perché il teatro è un atto d'amore. Senti, una volta mi hai detto che Gérard Philippe secondo te era l'attore perfetto. Perché? Ma perfetto, era un attore che io adoravo, che amavo, perché l'avevo visto in cinema prima di tutto nel famoso film di Dautin Larat, mi pare, il diavolo in corpo, tratto da un romanzo di Radiguet, e poi ho avuto la fortuna di vederlo in teatro. E quando andai a Parigi, avevo 20 anni, 21 anni, ero col Piccolo Teatro di Milano e andai a fare facevo una piccola parte nell'Arlecchino Servo di Due Padroni. Devo dire che andammo con l'Arlecchino Servo di Due Padroni e io facevo il personaggio del facchino, che aveva due battute all'inizio e poi finiva. Vidi delle cose straordinarie da parte del pubblico che gridava viva l'Italia, viva il Piccolo Teatro, perché era una cosa, uno spettacolo di grande successo. Ma io, finendo prima, potevo andare in teatro. Io dissi a Paolo Grassi, che era il direttore del teatro, del Piccolo Teatro, mi piacerebbe tanto vedere Gérard Philippe. E lui disse, va bene, ti faccio andare. E andai al Palais de Chaillot a vederlo nel Principe di Homburg di von Kleist con la regia di Jean Villard. E devo dire che rimasi sbalordito. Perché? Perché era un attore bello, affascinante, alto, che si muoveva in maniera e sapeva non essere mai, aveva la verità, sapeva essere dolcissimo in certe battute, magari la voce diventava sgraziata in altri, come entrava, la sua entrata quando entrava vestito pantaloni bianchi, camicia bianca, stivali neri, mantello nero e cappello, e senza interruzione nel gesto, riuscivi tutto, lo vedevi un attimo dopo in ginocchio col mantello steso dietro di lui, era una cosa straordinaria veramente. E ricordo che Visconti, questo me lo disse Romolo Valli, mi pare, Visconti disse una volta a Gassman, tu che vuoi fare tanto l'attore, cose così, guarda, vai a vedere Gérard Philippe così vedrai cos'è un attore. Lo disse a Gassman per farlo forse arrabbiare, ma in verità Gérard Philippe era un attore eccezionale. Poi aveva questa dolcezza. Poi io speravo di poter assomigliare un po' a lui come tipo d'attore, per cui è logico che mi ha fatto il mio mito. A me spiace spesso quando chiedo adesso ai giovani, adesso quando facevo la scuola delle mogli sempre, c'era l'attore giovane, aveva dei momenti, dico, guarda, qui ti devi essere delizioso, come Gérard Philippe. Lei mi guarda e dice, ma cosa dice? Non sapeva assolutamente chi fosse Gérard Philippe. Adesso al Festival di Cannes hanno fatto il rifacimento della Farfalla Tulipe, devo dire che era straordinario lui. A parte il fatto che c'era Gina Lollobrigida, che era bellissima. Sai che sono stato innamorato di Gina Lollobrigida io, no? Ecco, parliamo un po' degli amori. Del teatro. Quando l'ho rivista qualche anno fa, perché c'è stata una specie di cerimonia in televisione per festeggiare i suoi 70 anni, credo, e lei rideva e mi diceva, ma potevi però insistere un po' di più, sì. Perché io sono stato molto timido davanti a lei. Abbiamo fatto insieme Venere Imperiale, devo dire che era di una bellezza, questi occhi, questa bocca, e
Quando ho fatto le scene d'amore sono stato veramente toccato da lei, ma so che poi che lei aveva simpatia per me, io mi sentivo, ero all'inizio, ero molto timido, ma lei mi prese per mano una volta, mi portò a mangiare alla Versaliera a Napoli e io ero pazzo d'amore. Un'attrice con cui ho fatto una cosa molto bene in televisione, e anche in quei tempi era veramente una star, era Monica Vitti, con cui ho fatto Le Notti Bianche. Le Notti Bianche è un testo di Dostoevsky bellissimo, commovente, e poi è stato il testo che mi ha dato la possibilità di nascere come capocomico, perché quando mi trovai in difficoltà perché non avevo lavoro e non sapevo come andare avanti, avevo la bambina piccola, ero venuto da un'avventura cinematografica che mi aveva un po' ferito, io ero il protagonista di un film di Valerio Zurlini, Le Soldatesse, avevo rinunciato alla stagione teatrale perché il film si girava a fine estate, settembre-ottobre, per cui avrei dovuto tornare a fare il primo attore al Teatro Stabile di Torino, ma di fronte a questo film io rinunciai a questa scrittura, affascinato dall'idea di poter lavorare con Zurlini, il quale era un regista considerato. E un giorno lui venne in camera mia e mi disse: senti Giulio, io non riesco a lavorare con te. Dico: neanch'io non riesco, guarda. Cosa facciamo? Dico: vado via. Come? Vabbè, se vuoi tu prendi un altro attore. Sì, forse è meglio, perché io, sai, stanotte ho pianto, mi disse, perché non riesco a lavorare. Dico: va bene, perché proprio no. Questo è il dramma, quando sei giovane, c'hai tante paure, tante timidezze, tanti pudori, ma anche tanta sensibilità, se non si crea un feeling tra regista e attore. E io in quel caso ero, mi ricordo, a Belgrado, in questa città così grigia, così triste, mi sentivo così solo, e presi l'aereo e ne tornai a Roma, e il film andò avanti con un altro attore. Chiamarono un altro attore, io mi trovai in ottobre senza lavoro ed veramente ero preoccupato. E allora mi venne in mente, dico: ma io l'unica cosa che posso fare è recitare, perché cosa faccio se no, per mantenere la famiglia? E mi venne in mente che avevo fatto l'anno prima in televisione Le Notti Bianche, che era uno spettacolo a due personaggi. Allora mi misi al lavoro, feci una riduzione, chiamai un giovane, il figlio di Tullio Pinelli, che è un grande scrittore, che è stato anche sceneggiatore di Fellini, il figlio Sandro Pinelli, un giovane che è morto, che mi faceva un po' d'aiuto. Gli dissi: facciamo questa riduzione, praticamente la faccio io, però la firmi tu, perché non voglio sembrare troppo presuntuoso. E venne fuori Le Notti Bianche, riduzione di Sandro Pinelli, e pensai a Giulia Lazzarini, che era un'attrice che io stimavo, che era un'attrice di grande interiorità, di grande, per me era bravissima. E la chiamai e gli dissi: vieni a fare con me Le Notti Bianche. Facciamo Le Notti Bianche, lo facciamo per un mese, dissi. E invece facciamo questo spettacolo, fu un tale successo, un tale emozione per noi, ma anche per il pubblico, che proprio Remigio Paone, di cui ti ho parlato prima, venne a vederlo e disse: voi dovete andare avanti. E noi con questo spettacolo andavamo avanti 2 anni, eravamo noi due soli, ma era un testo bellissimo e noi due eravamo veramente portati per questa commedia, per questi personaggi. E devo dire che ricordo che quando io tornai da Belgrado, abbastanza amareggiato, perché avevo interrotto tutto, non c'avevo più niente, mi mandò un telegramma mio fratello. Mi ricordo che c'era scritto, mi commuove queste cose, c'era scritto: ricordati cosa dice la nonna, non tutto il male viene sempre per nuocere. Non mi commuovo, perché... Pensa che tu adesso mi dici questa cosa, io stavo pensando esattamente a questa cosa. Dico: vedi, però da una scelta forzata, esatto, poi è nato invece... Esatto. È una scelta di vita e professionale... Fondamentale, è stata fondamentale, fondamentale la mia vita, perché mi commuove perché mio fratello è morto, era una persona molto sensibile che mi seguiva. E dico: questo è stato fatto sì che io ho potuto capire tutto del teatro. Io ho capito cos'era il teatro, ho capito che cos'era la difficoltà di fare uno spettacolo. In quell'occasione, per fare Le Notti Bianche, lo feci in economia, mi feci prestare 100.000 lire da mio padre.
Era uno spettacolo semplicissimo con una panchina e un fondale, ma ho capito cosa serviva per venderlo, lo spettacolo, cosa serviva per tutto quello che è per far nascere uno spettacolo. Perché sono diventato poi direttore del Teatro Stabile di Trieste, direttore del Teatro Stabile del Veneto, poi adesso c'è un teatro a Carcano, a Milano, perché io del teatro so tutto. Senti, tu hai avuto la fortuna di portare in scena un grande attore, un grande amico, Marcello Mastroianni, sì, nell'ultima commedia, sì, che ha fatto. Sì. Che ricordo hai? Beh, non è stata solo una fortuna quella, perché io tutte le cose della vita non sono venute per fortuna, sono venute per mia volontà. E incominciai a leggere il primo atto e devo dire che rimasi colpito. Avrei capito che c'ho le lacrime facili, perché mi sono commosso già due volte oggi, ma anche quella volta lì, leggendo questo testo, mi sono commosso. E dissi, è molto bella, però io questa commedia non posso farla, qui ci vuole un attore particolare, importante, e mi venne in mente Mastroianni. Io andai all'Aris Bar, che è un ristorante, e vidi Mastroianni giù in fondo e gli dissi, Marcello, io avrei da farti, di parlarti, di farti una proposta. Dice, se vedemo, ho fatto, ci vediamo a Roma, e mi liquidò praticamente. Telefonai a Roma, a casa sua, e mi dissero, c'è il signor Mastroianni? Dice, no, non c'è, l'accidente, sono Bosetti. Alle 7 di sera squilla il telefono, so Marcello, che vuoi? Dico, io ho una commedia, volevo pensare se tu vuoi. Vabbè, mandamela. È stato abbastanza così, spicciativo. Dico, io l'ho mandata, la butterà via. Sono passati tre giorni, io ero a Venezia, e la mia segretaria mi telefonò sul mio cellulare, dice, ha telefonato al teatro il signor Mastroianni? Era tutta emozionata, e dice, voleva il numero del suo cellulare e non gliel'ho dato. Perché? Dico, ma perché so che non devo darlo. Dice, però ha detto che richiama tra 5 minuti, glielo devo dare. Ma sì, daglielo. Allora, dopo un po' squilla il telefono e dice, Marcello, cioè, ho letto la commedia, guarda, la voglio fare, sai, come? Mi è caduta come una tegola sulla testa, io voglio farle questa commedia, dobbiamo vederci. Insomma, l'anno dopo finalmente combinammo la cosa. E lui mi aspettò per provare, io cominciai a provare con lui perché la commedia è una commedia praticamente un grande monologo, c'è il personaggio della donna, del figlio, ma poi è tutto su di lui. E lui mi aspettò a Parigi, cominciamo a provare in luglio, provavamo in cucina, nella sua cucina, perché lui aveva una casa a Parigi, lui stava con la sua compagna, la signora Tatò, perché lui è sposato con Flora Caravella. Tra parentesi, Mastroianni, la cosa divertente, quando combinò il contratto mi disse, sì, facciamo, io accetto tutto quello che mi dici, tutto così, l'unica cosa che non accetto è che non voglio recitare a Roma. E dico, ma perché? Perché come faccio io? Io ho una moglie, che lo sa però, ma poi ho la mia amica, e come faccio? Non so da chi andare a dormire, non posso mica dire che vado a dormire da Flora, poi questa si arrabbia, e se beh, allora no, a Roma non andiamo. E io ho dovuto, con tutta Roma, con tutti i teatri di Roma che mi facevano ponti d'oro, mi strapagavano per venire, io ho dovuto rinunciare a venire a Roma. La cosa bellissima di Marcello, e credo che sia uno dei motivi per cui ha fatto tanta carriera, era la sua umiltà, la sua modestia. Mi ricordo che in certi punti dicevo questo, battuta così, e lui ascoltava, seguiva in pieno, poi diceva è lunga, bisogna tagliare, tagliamo qui. Dico, ma no, questa battuta è bella, ma come, dopo il pubblico si scoccia. Marcello, ma sei Marcello Mastroianni tu? E dico, ah sì, è vero, ma non si rendeva conto assolutamente di essere l'uomo che era, la star che era. E a proposito di Marcello, per dire com'era affezionato, attaccato a questo testo, con cui è morto praticamente, perché i due ricordi che ho è che in febbraio ci telefonammo e lui mi disse che voleva riprendere, e dissi, Marcello, non è più possibile, abbi pazienza, come si fa? Mi successi già dei disastri, perché col teatro di Venezia fui accusato di aver preso Mastroianni che stava male, mi dissero che bisognava fare causa a lui, era un disastro. E io gli dissi, guarda, sarà difficile perché io non sono il padrone, c'è un consiglio di amministrazione, sarà difficile riprenderlo. E poi invece il mio presidente mi disse, ma no, cerchi di rifarlo. E io telefonai, ricordo, era appunto febbraio, telefonai, parlai con la sua compagna e gli dissi, guarda, si può rifare lo spettacolo. E ricordo che lei si mise a gridare, Marcello, ricominciamo, perché Marcello era
era felice di poter ritornare, uscire da questo tunnel della morte. E infatti tornò e riprendemmo lo spettacolo a Bologna e fu una cosa anche lì di grande emozione, di grande emozione. E ricordo che quando provammo, io provai ancora qualche giorno, l'ultimo giorno facevo questa prova e io salì e dissi: Marcello, sei stato bravo. E lui mi disse: sì, credo anch'io questa volta, sì, mi pare anche a me di essere stato bravo. Beh, lui recitava in maniera totalmente diversa da come aveva recitato prima di sapere il male che aveva avuto. Lui stava recitando a Napoli, ormai era distrutto, lo portavano in scena a braccio e i medici gli dissero che doveva interrompere, e lui non aveva il coraggio di interrompere. Mi incominciò a cercare, mi telefonò a casa, non c'era, mi telefonò in casa, finalmente mi trovò e mi disse: mi sono commosso troppe volte io questa volta, mi disse: volevo chiedere il permesso di lasciare la compagnia. Ti rendi conto? Gli dice: ma come chiedi il permesso? Sei Marcello? Dice: no, tu sei il direttore. Terribile. E lasciò la compagnia e è morto dopo 10 giorni. È sacro anche quel vecchio scorbutico e solitario che un giorno non si alzerà più dalla sua sedia, che troveranno con gli occhi chiusi, le mani rigide sulle ginocchia, mentre la sua cuffia gli canterà ancora nelle orecchie un corale di Bach. Vorrei solo poter scegliere il tempo, ma chi non lo vorrebbe? I miei compagni dicono che preferirebbero morire d'estate con il sole che entra dalla finestra spalancata e li scalda per l'ultima volta. Io no. Io vorrei morire a Natale, sì, con il grande albero illuminato in mezzo alla piazza, mentre la neve cade lenta su tutta Paperopoli e io la guardo volteggiare nell'aria in compagnia dei miei due fratellini, qui e quo, e mi sento a casa, al caldo, al sicuro, con le zampe infilate nei miei scarponcini gialli e il copriorecchio a batuffolo che mi stringe delicatamente le orecchie come la carezza di un figlio bambino. Debuttato nel 1950, siamo nel 2003, sono 53 anni che sei un palcoscenico. E da grande che vuoi fare? Sì, vorrei fare l'attore io.